Torino-Milan si giocherà un'altra volta. Quella di ieri è stata come una festicciola, non gradita dai 35.000 spettatori, tra amici vecchi e nuovi. Ecco intanto il presidente Granata, Calleri, all'esordio in tribuna, bene accompagnato e bene accolto dai tifosi della Maratona. 4 tiri in porta, si fa per dire, 2 per parte. L'unica vera palla gol sui piedi di Papin, finita chissà dove. Con la benedizione di Mondonico, che saluta così l'errore di Giovanni Galli. Sul fronte opposto Rossi si concede una passeggiata, fischiettando. Ad Oporto mercoledì sarà diverso. Insomma, Toro e Milan hanno giocato a non farsi male, anche se nel caso di Carbone non si può dire. Gol 0, ammoniti 0. Un punto a testa per lo scudetto rossonero e per la zona UEFA dei Granata. Capello, negli spogliatoi, pensa ad Oporto, accusa il campo e il pallone. Eppure a noi il pallone è parso, come sempre, rotondo. Ci terremo a giocare la semifinale a San Siro. Campo difficile, un pubblico straordinario, quello di Oporto, però la squadra mi sembra concentrata, determinata, sta bene. Abbiamo la possibilità di lavorare 4 giorni e preparare questa gara. E soprattutto quest'oggi non si è fortunato.